Ben trovati su Yo-Kai Watch Academy, unico episodio di questa settimana, ma sarà un episodio abbastanza importante perché sblocchiamo un nuovo alleato. Nuovo, mezzo nuovo. Ma andiamo a vedere. Abbiamo qua Fulmingatta che ha una missione per noi, accettiamola, anche perché è l'unica missione che possiamo eseguire senza troppa difficoltà. Oh, eccomi qui, ce ne avete messo di tempo. Prima ci convocate qua con urgenza e poi ci fate aspettare? Bah. Ad ogni modo, gli altri due stanno arrivando, vogliamo cominciare? È ora di risolvere la spinosa questione legata ad Arcofelino. Riusciranno Gibastiano e gli altri nell'impresa? Speriamo. Eccoci qui. Come me volevi vederci con tutta questa fretta, Gibastiano? Cioè, non dovete convocarci così all'improvviso di solito. Ah, sarà la solita questione di cuore. Alla tua età è normale. No, non è questo il caso. Si tratta di Arcofelino. Ah? Esatto, devo risolvere questa faccenda con lui, quindi fondetevi. Non credo che funzioni proprio così, fratello. Leonardo ha ragione. Forse dovresti chiederglielo più delicatamente. No, aspettate, userò la sua medaglia. Coraggio, Arcofelino! Ma che, ehi, così non vale! Miau, non riesco a scappare! Eccoti qua, Arcofelino! Forza, diventiamo amici! Diventiamo amici, per chi mi ha preso rossiccio? Forse hai corso un po' troppo, Gibastiano. Dai, smettila di fare il duro! Avanti, diventiamo amici! Ah, certo che devi essere proprio uno sciocco, tu. Perché vuoi essere a tutti i costi amico di qualcuno che vuole eliminarti? Perché dici? Beh, perché è bello poter combattere tutti insieme. Ma che... Dannazione. Oggi quei tre sono ancora più agitati del solito. Oh, ma non riesco a restare me stesso. Ora basta, Gibastiano, non puoi continuare in questo modo. Di la verità, pensi che Arcofiglione sia più in gamba di noi, è così? Oh, allora è questo il motivo. Come puoi farci questo? Cosa? Ma che state dicendo? Non ho mai pensato niente del genere! Non mi importa se non l'hai pensato, è ciò che stai dimostrando ultimamente. Hanno ragione loro, Gibastiano. Di recente li ho un po' trascurati. Ma... Esatto, e in qualità di rappresentanti degli Yokai Gatto non ce la meritiamo. Cosa? Siete davvero i rappresentanti degli Yokai Gatto? Non sapevo che esistesse una cosa del genere. E tu, Scargatto? Neanche io sapevo niente, miau. Beh, questo ora non importa. Il punto del discorso è un altro. Se davvero vuoi risvegliare Arcofelino, dovrai trovare un altro modo per farlo. Fulmingatta ha ragione, siamo stufi di essere sfruttati così. Esatto. Sì, d'accordo, ma cosa posso fare esattamente? Io avrei un'idea. C'è qualcosa che non sono ancora riuscito a realizzare nella mia vita. Sto parlando di un'arma realizzata tramite le medaglie del risveglio. Medaglie del risveglio, e cosa sarebbero? Si tratta di alcune medaglie molto rare che possono essere combinate tra loro. Fortunatamente le medaglie di Scargatte degli altri sono proprio di questo tipo. Cosa? E tu saresti in grado di creare quest'arma usando le nostre medaglie? Beh, non posso promettervi nulla, ma vale la pena provarci. Un'arma realizzata con delle medaglie. Sì, mi sembra un'idea interessante. Sì, sono d'accordo. Bene, sembra che sia tutto deciso. Da dove ne siamo, Aria? Prima cosa andiamo a The Charts, al club della scienza futuristica. Sono sicura che grazie alle sue conoscenze potrà darci una mano. D'accordo, aspettatemi qui, ragazzi, vi porterò un'arma super fantastica. Guarda che tu devi ancora farti perdonare, non dimenticartelo. Hanno ragione. Quindi andiamo. Stanno proprio qua, eccolo qui. Charles, suo fratello. Oh, ciao ragazzi, siete qui per aiutarmi a creare un'arma definitiva di risveglio? Dopo la richiesta di Aria ho provato a fare qualche esperimento, ma usando le medaglie ordinarie il procedimento diviene stabile. Se vogliamo creare l'arma definitiva ho bisogno di altre medaglie. Dovrei provare a usare la medaglia di Fulmingatta? Questo nome non mi è nuovo, non si sa come. Deve essere uno yokai molto potente. Beh, tentare non nuoce, ma avrà bisogno anche di altri materiali. Dunque, gli servono 11 le verità del mondo e 7 le verità del cosmo. E 6 uova di Colombo. Ecco tutto. Se non doveste ricordarvi i materiali, potete sempre chiedere a me. Mi dispiace dovervi chiedere questo favore, ma è necessario. Buona fortuna. Allora, in realtà non è troppo difficile trovare questi materiali, ma potrebbe diventarlo. Per prima cosa, si possono trovare i libri, le verità del mondo e le verità del cosmo dai materiali.
Eccolo qua, ci sono le verità del cosmo. Giriamola 10 volte e vediamo se ci escono anche delle verità del mondo. Ah, escono anche le uova di Colombo, ma vi farò vedere anche dove trovarle le uova di Colombo. E per fortuna non è che ne esce solo uno di materiale, ne escono molteplici. Quindi cerchiamo di girare questa slot e cercare di far capitare i materiali. Io sono sempre stato molto prudente perché sapevo che ci sarebbe stata questa missione e ho cercato più volte di prendere i materiali ogni volta che li trovavo qui alla macchina gacha. Il problema è uno solo. Le verità del mondo ci sono oggi? Provo a fare un'altra slottata. In realtà basterebbe andare a dormire, cambiare giorno nel gioco per avere altri oggetti da trovare, ma non lo so. Le verità del mondo ne ho 39. Che si prendono comunque qui alla macchina gacha, si trovano. Poi ho 10 uova di Colombo e 9 verità del cosmo. Ci siamo allora. Le uova di Colombo si possono trovare anche al negozio Gocce, quello dove prima c'era la polizia studentesca, quello che abbiamo sgominato in quell'episodio fantastico. Mentre in alternativa alla gacha, per le verità del cosmo e le verità del mondo, c'è la missione al deserto, il potere della piramide S. È una missione un po' difficilotta, ma è possibile prendere anche questi oggetti in questa maniera. Sì, ho tutti i materiali. Grazie mille. Inoltre ho anche un'altra buona notizia per voi. Ho appena trovato una medaglia di yokai nascosta qui in laboratorio, ma così? A quanto lo so dovrebbe essere più stabile di quelle dei tenebrosi. Per questo vorrei provare ad aggiungere l'arma definitiva. Ok. Ci vuole tempo. Ecco fatto, ma ci voleva tempo. Ah, ha creato la ricetta. Ah, va bene. Però c'è un ultimo ostacolo da superare, ora vi spiego. Vi ricordate la medaglia di prima? Pare che non sia a livello necessario. Se la inserissi nell'arma definitiva, quest'ultima potrebbe non funzionare. Ovviamente c'è una soluzione ben precisa a tutto questo. Dunque, per creare l'arma in questione allo scettro crepuscolare, è necessario possedere una medaglia di Fulmingatta almeno di livello 220. So che è facilmente reperibile nella missione La Gatta Fulminia S. So di chiedervi tanto, ma non potreste andare a recuperarla voi? State pur certi che una volta ottenuta potrete creare l'arma. Buona fortuna! Guida alla tribù bestiali. Ok, le medaglie di risveglio sono medaglie più potenti rispetto a quelle tradizionali. Possono essere ottenute combinando tra di loro medaglie di alto livello tramite il menu dei materiali. Ok, che bello. La sfida per Fulmingatta dovrebbe essere qui. La gatta Fulminia S. Perfetto. Andiamo allora. È una missione piuttosto semplice per il livello al quale sono ora, fortunatamente. Sono al 340 quasi. E ho colto l'occasione della mancata linea l'altro giorno, dato che non c'era corrente, per giocare. E voi direte come? Beh, per fortuna Nintendo Switch si può staccare, è portatile, quindi per poco tempo che ho avuto. Ho ringraziato anche il fatto di essermi preso un giorno in più per caricare i video, se no avrei dovuto registrare questo episodio tempo fa. Va bene pure così, dai. Mi è andata molto di lusso. Guardala qua, devastata, poverina. Vabbè, sì, vabbè, qualche piccolo danno, ma... Anche perché sta targettando solo me, quindi è normale. Ci sta, dai. Quasi fatto. Tidain, bella andata. Dobbiamo anche prendere un'altra trasformazione di Tidain. Ve lo dico già da adesso, tanto se avete visto il gameplay giapponese sapete che c'era. Allora, livello, fammi vedere. Eccola qua, livello 228. Possiamo procedere con la missione. Lo scettro del crepuscolo, eccolo qua. Ci servono 7 verità del cosmo, 6 uova di Colombo e 11 verità del mondo, più una Fulmingatta livello 220. È per lo stregone, strano. Vabbè, comunque andiamo. Mamma mia, ragazzi, missione tremenda questa. Sarebbe interessante provare a creare anche queste altre armi, anche se poi non le userei perché gli altri yokai non è che mi interessino molto alla fine. Cioè, sì, sono forti queste, non fraintendetemi, però alla fine userò il saltatore. Allora, che ne pensate? Vi siete impegnati parecchio per realizzarlo. I miei complimenti! È fantastico, miau, lo adoro. Ovvio che è così straordinario. Avete usato le nostre medaglie dopo tutto. Ah, ottima risposta, Fulmingatta. Bene, quindi ora che si fa? Non è ovvio, useremo l'arma, è chiaro.
Aspettate, Gibastiano vorrebbe dirvi qualcosa prima di cominciare. Proprio così. Ci sono cose per le quali non conta semplicemente il gesto. Credo che tutti e tre meritino di sapere ciò che pensi veramente di loro. Beh, penso che sia Arcofiliuno che Saltatore siano magnifici. Cosa? No, fratello. però è altrettanto vero che anche voi tre lo siete. Con Scargatto ci facciamo sempre delle grandi scorpacciate. E ascoltarti mentre parli delle tue avventure è incredibile, Fulmingatta. Quanto a te c'è l'spirito di consigli che in merito sono sempre stati preziosi. Gibastiano. So bene che quando combatto con Arcofelino c'è solo lui al mio fianco. Ma dentro di me sono consapevole che siete voi la sua vera forza. Noi? Oh, Gibastiano, hai detto delle cose bellissime. Fulmingatta, stai piangendo per caso? Cosa? Io non piango mai. Comunque, ora è giunto il momento di evocare Arcofelino sul serio. Siete sicuri di volerlo fare, ragazzi? Sì, non preoccuparti. Per te faremmo questo e altro. Sono d'accordo. Bene, mi avete convinto. Coraggio, Arcofelino! Arcofelino, sei disposto a diventare mio amico adesso? Ah, sei davvero un tipo insistente, sai. Ad ogni modo mi hai convinto. Ma vedi di non intralciarmi, intesi? Quindi accetti? Ma è fantastico! Grazie mille, Arcofelino! E come puoi essere certo che non cercherò di eliminarti anche in futuro? Non lo sono, e non lo sarò finché non accadrà. Ma ti posso assicurare una cosa: sono sicuro che non lo faresti mai. Sì, va bene. Ma poi non dirmi che non ti avevo avvertito. Ad ogni modo, sono certo che ci sarà da divertirsi insieme a voi. Puoi dirlo forte, amico! Bene, immagino che ora sia tutto risolto, hai indovinato? Sì, anche se mi sembra tutto piuttosto forzato. Non dovresti dubitare di mio fratello Gibastiano. Dopotutto, lui è un grande. Questa missione è stata particolare. Due nuove trasformazioni, eh? Sì, e pare che sia i cani guardiani che il Dia e T siano stati eliminati. Mi duole informarla che siamo molto più vulnerabili rispetto a prima. Mi sono data così tanto da fare per manipolare i leader degli altri paesi, ma a quanto pare dovrò cambiare strategia. E che cosa intendi fare al riguardo? Semplice, d'ora in avanti la Repubblica di Stellaria cambierà la sua linea politica. Cambierà la sua politica? Esatto, sto parlando di invadere le altre potenze mondiali. Bene, mio caro Nino, sei pronto? È ora di dare inizio alla festa! Bene, ci siamo. E questa è la zona in cui è stato avvertito il terremoto. Ehi, guardate là! Oh, eccovi qui! Siete un po' in anticipo, in realtà. Zemechia. Rispondi, che cosa hai in mente stavolta? La Repubblica di Stellaria ha deciso che cambierà la sua linea politica. Per questo abbiamo dichiarato guerra a tutte le potenze mondiali del pianeta. Cosa? Stai dicendo che state invadendo gli altri popoli? Tu. È inutile che mi guardate in quel modo, è una scocciatura anche per me, sapete? Ad ogni modo, ora sono qui per un altro motivo. Ta-da! Vi do il benvenuto al nostro nuovo palazzo reale, il labirinto Stellaria! Si tratta del più classico dei labirinti sotterranei. Ah, Edna lo adorerà. Ma che... come hai fatto? Semplice, ho visto che questo posto era abbandonato da tutti qui. E ne ho preso possesso subito. Entrate pure se ne avete coraggio. Ah, avete sentito? Ci ha lanciato il manto di sfiga! Fratello, si dice guanto di sfida. Bene, vi ho detto tutto. Ci vediamo all'interno del labirinto.
Accidenti, non pensavo che potesse arrivare ad attaccare gli altri paesi. Già, sembra che abbiano deciso di fare sul serio. Non avere paura, Carlo, li sconfiggeremo di sicuro, vedrai. Aspettate, rispondere ora alle loro provocazioni sarebbe troppo rischioso. Per adesso limitiamoci a riorganizzarci. Io, nel frattempo, mi occuperò di una cosa. Sì, mi sembra un'ottima idea. Non sappiamo cosa ci attende qui dentro. Bene, siamo tutti d'accordo allora. Prepariamoci a dovere e torniamo qui. Perfetto, a dopo, signor Presidente. Bene, in questo modo potremmo resistere ai loro attacchi per un po'. Non posso rischiare che ci colgano di sorpresa mentre saremo al labirinto. Però anche noi dovremmo stare molto attenti là dentro, ne sono sicuro. Eccomi qua, eccomi qua! Edna Lucenti! Dai, non fare quella faccia, così perderai tutte le tue ammiratrici. Che cosa ci fai qui? Sei venuto per prendere me in ostaggio stavolta? Se proprio ci tieni. Cosa? Ma a dire il vero sono qui per farti una proposta. Sai, io non anniento le persone per il puro gusto di farlo. Oh, davvero? E allora sentiamo un po', perché ti staresti comportando così? Non l'hai ancora capito, vero? Eppure dovresti essere un tipo sveglio. Io voglio la tua morte, Valerio Notti, per il bene del tuo stesso pianeta. Eh? E perché la mia morte dovrebbe essere un bene per la Terra? Le opzioni che avete sono due, la schiavitù o l'estinzione. Personalmente eviterei volentieri la prima, per la seguente ragione. Tu sei un leader, averti come schiavo potrebbe crearci dei problemi. E purtroppo per te, il mio signore Mazzara detesta avere problemi. Ecco perché l'unica opzione possibile in fondo è annientare questo popolo. Dopotutto, ormai il destino dell'universo è nelle mani di Mazzara. E questo fatto non potrà mai essere cambiato. Hai capito adesso? No, non lo permetterò. Oh? Esatto. Non permetterò a nessuno di decretare il destino dell'universo. Ma che senso ha resistere così? Non ci tieni al tuo pianeta? Non è questo il punto. Io lotterò fino alla fine. E riuscirò a vendicarmi di voi che avete distrutto la mia famiglia. Hai capito, Edna Lucenti? Io condurrò la Terra alla pace. Beh, che dire, la determinazione non ti manca, questo te lo concedo. Bene, messia, allora. Ti aspetto al labirinto stellaria. E io che ero convinta che avresti capito subito. Mi hai delusa, sai. Quella strega, non la sopporto proprio.